Palazzo Bianco occupa il sito della dimora costruito fra 1530 e 1540 per la famiglia Grimaldi. Passato poi ai De Franchi, nel 1711 venne venduto a Maria Durazzo Brignole Sale, la vedova di uno dei due proprietari di Palazzo Rosso, che potete notare qui alle mie spalle. Nel 1889, grazie a un lascito testamentario della duchessa di Galliera, ultima discendente della famiglia Brignole Sale, il palazzo divenne proprietà del municipio, trasformandosi così in galleria pubblica, seguendo le volontà della testatrice. Il museo venne inaugurato nel 1892 con un'importante esposizione di arte antica. Nella sistemazione tardo-ottocentesca, Palazzo Bianco presentava sculture e dipinti, materiali archeologici e arredi, esposti senza precisi criteri museografici. Tra il 1928 e il 1932 le collezioni vennero riordinate per epoche e per scuole. Nel secondo dopoguerra venne pensato un allestimento di nuova concezione, ad opera dell'architetto Franco Albini. Grazie all'influsso esercitato da alcuni artisti come Perin del Vaga, allievo di Raffaello, chiamato nel 1528 a Genova alla corte di Andrea Doria, protagonista della scena politica cinquecentesca e grande mecenate, l'arte in città si orienta verso il manierismo, come testimoniano le opere in questa sala, quelle di Luca Cambiaso e Bergamasco. Invece, sul finire del Cinquecento e inizio del Seicento, abbiamo nuovi protagonisti che verranno a formare una nuova generazione di artisti come Isemino, Cesare Corte, Lazzaro Tavarone, Bernardo Castello, ai quali si affiancheranno poi Paggi, Ansaldo e Borzone. Nelle due sale successive, Palazzo Bianco ospita temporaneamente alcune opere di Palazzo Rosso, tra le quali la Cleopatra del Guercino e il Cristo della Moneta di Van Dyck. Rimanendo al primo piano di Palazzo Bianco, troviamo opere della scuola veneta e del grande maestro Caravaggio, artista che rivoluzionò la pittura con un più deciso realismo nei soggetti e un uso drammatico della luce. I pittori veneti furono tra i più apprezzati del tempo. La loro pittura è caratterizzata da una grande attenzione al colore, saturo e acceso nei blu, nei rossi e nei verdi. Spesso i loro soggetti erano ambientati in vasti e aperti paesaggi. Abbiamo opere dunque di Palma il Giovane, Veronese e Paris Bordon. Saliamo le scale e veniamo accolti dal capolavoro di Filippino Lippi, La Pala di Francesco Lomellini, un esempio di pittura del Cinquecento toscano, commissionata dall'uomo politico Francesco Lomellini per la Cappella di San Sebastiano. Un'opera strabiliante, ricca di dettagli tutti da scoprire. Nel XVII secolo viviamo una grande svolta artistica. Infatti è proprio in questo periodo che si stabiliscono diversi artisti stranieri, tra cui lombardi, toscani e fiamminghi, i quali apportano non solo nuovi modelli, ma danno anche un nuovo slancio al mercato dell'arte. Ed è proprio in questo periodo che per la prima volta ai pittori viene riconosciuto sia un ruolo artistico sia un ruolo sociale. Abbiamo artisti come Bernardo Strozzi e Asseretto. Troviamo una grande varietà di soggetti, tra cui paesaggi, raffigurazioni di animali e scene di vita quotidiana. Tra i più grandi interpreti di questi temi fu proprio il genovese Il Grechetto. Usciamo dall'Italia e andiamo in Spagna. Il museo ci propone opere di Murillo, Giuseppe de Ribera, Francisco de Zurbarán, maestri che fanno parte del secolo d'oro della pittura spagnola. Le opere provengono da chiese o conventi di Siviglia e vennero acquistate dai duchi di Galliera. Palazzo Bianco vanta di una grande collezione di opere della scuola fiamminga. Agli artisti nordici veniva commissionata l'ideazione di opere per il culto privato e per le chiese, sia della città sia della riviera. Ed è in questa sala che possiamo ammirare una delle opere più importanti, ovvero il Politico della Cervara, in cui possiamo ammirare la Madonna in trono col Gesù Bambino, affiancata dai due santi. Troviamo altri pittori fiamminghi che soggiornarono a Genova, come i famosissimi Rubens e Anton van Dyck, di cui possiamo ammirare Venere e Marte e Vertumno e Pomona. Eccoci di nuovo a Genova, nel secondo Seicento. Siamo quindi in pieno barocco. È la grande stagione della decorazione illusiva.
con scenografici sfondati architettonici, dove trionfano figure allegoriche e mitologiche. Ed è in queste sale che possiamo ammirare le opere del grande Domenico Piola. Piola fu padrone incontrastato delle commesse più ambite, in particolare affreschi e pale. Fu un grande disegnatore e qui, in questa piccola stanza, troviamo alcuni dei suoi bozzetti preparatori, che ci mostrano la sua grande abilità. Con questo termina il nostro viaggio a Palazzo Bianco, un percorso semplice ma immerso nella storia della città di Genova e nelle sue incredibili bellezze. Palazzo Tursi rappresenta uno dei più imponenti palazzi di Strada Nuova. La sua storia è caratterizzata da diversi passaggi di proprietà. Oggi è sede del Comune di Genova, ma fa parte anche dei musei di Strada Nuova. Al suo interno possiamo ammirare una grande collezione di dipinti, ma anche di ceramiche, monete e molto altro. Periodo di grandi cambiamenti, il Settecento artistico vide lo stemperarsi del gusto barocco in quello rococò. Tra le meravigliose opere esposte possiamo ammirare quelle di Lorenzo e Gregorio De Ferrari e quelle di Alessandro Magnasco. Non solo artisti genovesi, ma anche stranieri, come ad esempio l'austriaco Anton von Maron. Chiude questa sezione la Maddalena Penitente di Canova, esempio di scultura che si propone di raggiungere gli effetti realistici della pittura. Quest'ultima, firmata da Canova nel 1796, acquistò grande fama nel Salon parigino nel 1808. Anche qui, come in pittura, abbiamo gli stessi effetti di realismo stupefacenti, come le lacrime veramente scolpite e i capelli fluenti che l'artista trattò con cera mista a zolfo, quasi a renderne il colore. Nelle sale successive troviamo una vasta tipologia di prototipi di misurazione in uso a Genova prima dell'introduzione del sistema metrico decimale. Si tratta dei campioni in bronzo e dei prototipi in ferro e rame, usati nei commerci e come confronto in caso di ricorsi legali. Le collezioni numismatiche del Comune di Genova si sono costituite a seguito di importanti lasciti a partire dal XIX secolo. I pezzi più significativi della raccolta sono presentati negli espositori disegnati da Franco Albini. Passiamo ora alla grande collezione di ceramiche farmaceutiche, che costituisce uno dei principali settori della produzione di maioliche liguri. Tra XVI e XVIII secolo, le manifatture di Genova, Savona e Albissola realizzano grandi corredi farmaceutici, caratterizzati da complessi decori e dalla tipica monocromia bianco e blu. La collezione di ceramiche si è formata grazie alle continue donazioni di collezionisti privati e, come possiamo vedere, tra i decori prevale uno stile orientaleggiante ispirato alla porcellana cinese e alla ceramica turca, accanto al quale si sviluppa un importante filone di gusto barocco. Nel Settecento fa seguito una straordinaria gamma di nuove tipologie di forme e di decori, un'originale interpretazione delle varie correnti di gusto che si avvicinano durante il secolo, dal rococò al neoclassicismo. In una delle ultime sale di Palazzo Tursi vengono esposti tre arazzi, tessuti tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento a Bruxelles. Questi sono accomunati da lussureggianti rappresentazioni naturali, nel segno della divinità protettrice della munificenza e generosità della natura, la dea Pomona. Viene esposto in questa sala il famoso violino Il Cannone, uno dei più grandi capolavori della liuteria cremonese, realizzato da Bartolomeo Giuseppe Guarneri, detto del Gesù, nel 1743 e appartenuto a Niccolò Paganini. Il viaggio al museo termina qui. Palazzo Tursi racconta la storia di Genova attraverso diversi oggetti unici, un vero e proprio mosaico di bellezze e capolavori.